seguissimo il piano di riduzione della spesa del commissario Cottarelli, 15 di questi miliardi sarebbero disponibili, ma mi risulta che sia stato fortemente ridimensionato, quindi non bisogna assolutamente abbandonare quel piano. Non siamo un paese per giovani, ma neanche per vecchi. I giovani non riescono a trovare lavoro e i vecchi fanno sempre più fatica a tirare avanti con la pensione. L'impressione è comune e già nota, ma oggi sono i fatti a confermarlo. Ricordate il bonus giovani varato dal governo Letta? Partito ad agosto dell'anno scorso, mirava l'assunzione di 100.000 giovani tra i 18 e i 29 anni, puntando sugli sgravi fiscali a favore delle imprese. 800 milioni a disposizione delle aziende per centrare l'obiettivo in 3 anni. Assunzioni vere, cioè dirette ad aumentare l'organico. Ebbene, ad oggi, rileva l'INPS, sono stati spesi 160 milioni e solo 22.000 assunzioni sono andate in porto. Non basta quindi il taglio totale dei contributi per 18 mesi per convincere le aziende ad aumentare il personale e non fa ben sperare che le richieste di assunzioni siano rallentate fortemente negli ultimi mesi. Se i giovani rischiano di rimanere al palo, non se la passano meglio i pensionati, poveri e tartassati. I conti li fa Confesercenti. Dal 2008 ad oggi il potere d'acquisto è crollato, meno 1.419 euro, 118 euro al mese. Soldi sottratti ai bilanci delle famiglie, spesso sostenute proprio dai pensionati, dalle nonne e dai nonni, che non di rado sono gli unici a portare i soldi a casa. Potere d'acquisto che si riduce sempre più perché i pensionati italiani sono più tartassati d'Europa. In proporzione, dice la Confesercenti, versano al fisco più di quando erano al lavoro. Chi percepisce a fine mese, per esempio, un assegno da 1.500 euro, paga 4.000 euro di tasse all'anno, il doppio di quanto pagano gli spagnoli, il triplo degli inglesi. Nemmeno confrontabile l'esborso dei tedeschi, addirittura solo 39 euro.